Buonasera, funziona? Perfetto, non devo più fare nient'altro. Allora dunque, i 15 era anche per rispettare le difficoltà che ci ha dato il clima questo pomeriggio e le difficoltà dunque che hanno dato all'evento precedente, quindi a cascata questo quarto d'ora accademico era ovviamente anche nei vostri confronti. Ciò non toglie che si debbano anche rispettare gli orari di ritirata. E quindi non preoccupatevi, non dura un'ora, facciamo 40, tre quarti d'ora, andrà benissimo, insomma, anche perché dopo diventa veramente faticosa la cosa. L'invenzione dell'Occidente. Dire invenzione dell'Occidente adesso, che è diventata una parola evidentemente da farne una bandiera o da esaltare o da bruciare, forse mai come in questo periodo fa quasi impressione. E quindi permettetemi prima di cominciare una considerazione di metodo, come si faceva un tempo, che non è per farvi alzare subito e andare via, ma in realtà noi storici questa parola, non occidente ma invenzione, richiama o richiamava, perché i tempi sono un po' grami adesso, una questione di carattere esplicitamente metodologica, e cioè l'idea che una qualsiasi forma di carattere culturale, istituzionale, politica, non sia una forma data per natura, che non è un'ovvietà, badate bene, ma è una forma che è stata costruita. Quell'invenzione sta per quella costruzione. Ormai sono passati un po' di decenni, comunque nella seconda metà del Novecento, questo ci fu spiegato da degli ottimi, strepitosi storici, tendenzialmente dei contemporaneisti, che si applicarono a raccontarci che cos'era l'invenzione della tradizione riguardo alle forme nazionali, a quelle tradizioni che noi pensavamo essere eterne e che riguardavano il nostro essere e sentirci nazione. Il che non vuol dire, badate bene, ed è questa la vera premessa, che dunque, una volta smascherato il fatto che esse sono un'invenzione in parte, più o meno, non debbano essere vere o non sentite da parte di coloro che le vivono. Non è quello. Cioè, il giorno in cui scopri che la maggior parte delle cose che si credono antiche sono in realtà tutte di origine ottocentesca, giusto per farvi qualche esempio, che so, tutti i rituali con cui veniva incoronata, con cui è stata incoronata la regina Elisabetta, che tutti i telegiornali normalmente rimandavano qualcosa di estremamente antico e remoto, in realtà è tutta roba costruita ad hoc nell'Ottocento, con grande convinzione, badate bene, non con ipocrisia, ma con vera convinzione. Oppure i kilt scozzesi, quelli di Braveheart, per intenderci, ecco, quella roba lì in realtà prima del Settecento non c'era, se non usata in altra maniera, ma non alludeva assolutamente a nessun clan, eccetera. Ecco, questo tipo di cose è stata studiata, dimostrata, che è la differenza tra fare storia e dire quello che ti pare su internet. Dimostrata vuol dire portare i documenti e metterli a critica. Questo tipo di cosa è la base fondativa dell'idea dello studio di una invenzione e dunque della costruzione di una idea che ci portiamo dietro, alla fine della quale c'è non tanto la disillusione, badate bene, ma c'è la convinzione profonda che al netto di una costruzione culturale noi possiamo essere fedeli e ammirare una bandiera. Non cambia niente, dal mio punto di vista non cambia niente. Questo non ci rende meno italiani, sapere che l'Italia viene costruita come identità pezzo dopo pezzo. Tutto questo per dirvi che ovviamente vale anche per l'Occidente. Quella cosa che appunto è o bruciata nelle piazze o stigmatizzata nelle piazze di Russia, del Medio Oriente adesso, eccetera, o esaltata in qualche contesto internazionale mentre magari c'è un imprenditore ricchissimo che ti dà un premio e cose del genere, ecco, quella cosa lì in realtà in un certo senso esiste, è ovvio, certo, ma in un altro senso non esiste, l'abbiamo costruita. Oh, tra parentesi, se dovessimo partire dal finale, già chiederci e dirci che cos'è l'Occidente, non è poi così scontato, visto che lo sbandierano tutti, o per odio o per amore, appunto, che cos'è l'Occidente? Io vorrei che mi facessero un disegno di quella cosa, data una carta geografica mi si disegni l'Occidente, che cosa ci mettete dentro, in quel disegno? L'Europa, ovvio, certo, facile, sì, poi comunque devi cavare dei pezzi, non ce la metti tutta l'Europa, ci metti dei pezzi d'Europa, quelli che piacciono di più a te. E poi ovviamente ci metti gli Stati Uniti, giusto? A quel punto sei a posto, no, ci metti il Canada, perlomeno.
però ci hai messo il Canada, eccetera, e se poco poco questi legami commerciali e ideologici ti portano a un'idea di mercato che è un po' più vasta, non vuoi metterci il Giappone? Oh, tra parentesi, il Giappone, siamo nel Pacifico, ci sta l'Australia, la Nuova Zelanda, e poi siamo sicuri che finisca davvero lì. Che fare dell'America del Sud? È Occidente, non è Occidente? Come ci si sentirà in America del Sud? Potremmo dire, cioè, mi piacerebbe raccontarvelo, non ce la farò in quei fatidici tre quarti d'ora, però era solamente per dirvi che quel disegno, come vedete, è perlomeno slabbrato, è perlomeno confuso, è perlomeno talvolta anche leggermente arbitrario. Dipende dai carichi che tu metti su quella parola, dipende dalle tue illusioni personali, dalle tue convinzioni personali. È un problema di libertà, quelle libertà rimandano a cosa? È un problema di mercato, quel tipo di libero mercato, le due cose si legano, è inevitabile. Rimanda a cosa esattamente? Ecco, ci torneremo nel finale su questo disegno. Però per il momento invece quello che vi propongo è il problema dell'invenzione, perché all'inizio di tutta questa storia l'Occidente con la O maiuscola semplicemente non c'è, ma non c'è per tantissimo tempo. Come fa uno storico a fare questo gioco? Beh, comincia a guardarsi tutte le fonti, qualsiasi cosa che possa riguardare quella parola, e va a vedere fino a che quella parola esiste. Poi a un certo punto giri pagina e ti rendi conto che non esiste più, non la usano più. O meglio, ovest c'è come parola in moltissime culture diverse, ma non è più una idea di luogo, di spazio a cui appellarsi per cercare un'identità. È semplicemente una direzione. All'inizio fu una direzione. Era il luogo, ed è ancora naturalmente, dove tramonta il sole. Quello è l'Occidente. Quello è l'Ovest. Ed era un luogo che rimandava a tantissime cose, rimandava a un'idea divina, naturalmente anche. Per moltissime culture quello è lo spazio dove gli dèi si incamminano, un dio in particolare, normalmente quello solare, su un carro, o meglio addirittura su una barca, che può sembrare strano, ma che accidenti via di viaggio è fatto con una barca in cielo? Beh, in realtà è la Bibbia, se ci pensate, è anche la Bibbia. Ci sono un cielo e ci sono le acque sopra il cielo. La domanda fatidica dal dove veniva la pioggia veniva risolta tendenzialmente così: quelle acque che stavano sopra il cielo. In quel viaggio delle acque normalmente si consumava il viaggio del sole, e il viaggio del sole comportava che a un certo punto verso l'ovest quella barca si inabissasse verso le zone sconosciute, che facilmente venivano fatte coincidere con le zone dei morti. Fine della mitologia. Questo vale per gli egizi, vale per moltissimo neolitico europeo di varia natura, vale per i greci naturalmente, vale per una buona fetta della nostra mitologia. E quando non è mitologia è semplicemente l'uso strumentale di una direzione per ragioni fondative. Prendete i romani, il cardo e il decumano, no? Il decumano è quella linea delle due che vengono tracciate al momento fondativo di una città, che incidentalmente è un atto non romano, i romani l'hanno preso dagli etruschi, su cui si ordina la struttura dello spazio urbano. Ecco, anche quello funziona, ma non è l'Occidente. C'è una cosa che invece poco alla volta produrrà senso. E quindi se volessimo cominciare questa storia di fondazione, anzi di invenzione, il primo atto di questa storia ci porta molto più lontano nel tempo, molto più vicino a noi ovviamente, e cioè verso la fine del Medioevo, perché di tutte le cose che potremmo mettere assieme di quella storia dell'Occidente c'è un momento in cui quell'Occidente sempre di più coincide con lo spazio che sta oltre la soglia del conquistabile, o perlomeno dell'affrontabile, ecco, meglio sarebbe dire. In una serie di civiltà e di culture che avevano spinto disperatamente per riuscire a trovare degli spazi di manovra economica e politica, soprattutto verso Oriente. L'Oriente era il luogo da cui venivano le spezie, da cui venivano le ricchezze, da cui veniva tutto. L'Oriente era quello che l'Europa, o perlomeno lo spazio
che noi chiamiamo Europa, aveva sempre cercato disperatamente. Era quello che avevano cercato i Romani, che avevano trovato i Romani, con cui i Romani commerciavano. I Romani, già Plinio descrive quanto sia fondamentale arrivare in India, perché in India c'è il pepe, tanto per cominciare. I Romani andavano pazzi per il pepe, quindi se lo vuoi ti vai in India, perché non c'è altro luogo dove andarlo a prendere. Ma c'erano anche le sete, c'erano le perle, tutte cose che a Plinio davano un po' fastidio perché era un bacchettone, però sostanzialmente il problema vero era che dovevi andare là a prendertele, in Oriente. La cosa non sarebbe mai terminata, uno perché c'era già stato Alessandro Magno che aveva la stessa identica idea, e quando sarebbero arrivati a conquistare, dopo la caduta dell'impero romano, i musulmani quell'enorme spazio, l'avrebbero conquistato esattamente per quel motivo, perché quello spazio era uno spazio commerciale strategico, come si direbbe oggi, tirava Oriente. Marco Polo, tutti quelli che si citano normalmente in questi casi, è quella strada, quella che porta alla ricchezza. In un mondo dove fondamentalmente sono tutti poveri, i pochissimi ricchi sono coloro che spintonano per avere l'accesso al lusso, e il lusso è tutto là. Bene, la premessa di questa nostra storia, curiosamente, dell'Occidente, è Oriente, è l'Oriente. Alla fine del Medioevo, ed è il punto di partenza, questo mondo europeo, ma in realtà europeo e mediterraneo assieme, ci sono anche i musulmani in questa storia, si ritrova un po' schiacciato verso l'Atlantico, semplicemente perché dall'altra parte è diventato un po' più difficile arrivarci a quell'Oriente. C'è stata una pestilenza, ci sono stati dei grandi cambi di regime, i turchi che spintonano alle porte, e quindi tutti i grandi traffici commerciali che portavano ad Oriente sono diventati più complessi. Poi, in più, c'è un'esplosione demografica, ci sono guerre, c'è bisogno di lusso e di denaro. E quindi l'Oriente sarebbe allettante, se non che da quella parte non si va. Dall'altra parte c'è un limite, perché l'Occidente ha un limite. Quel limite è l'Atlantico. Ora, nessuno nel Medioevo pensava seriamente che la Terra fosse piatta. Non l'ha mai pensato nessuno. Questa è una baggianata che è venuta fuori nell'Ottocento, quando si attribuiva al Medioevo tendenzialmente tutta una serie di ossessioni che in realtà erano molto più proprie di quell'Ottocento che vedeva nel Medioevo il buio dell'intelligenza e della ragione, che non è mai stato, va da sé naturalmente. Nel Medioevo, siccome si leggevano ancora i greci, per quanto in traduzione, lo sapevano tutti che la Terra era rotonda. Poi, non so, avete presente, no, come veniva raffigurato l'imperatore? Con una palla, con una croce sopra, quella palla crucifera fondamentalmente è il globo, ecco, per cui non era un piattino. Detto tutto questo, il che non vuol dire che fosse facile, si sapeva che non si andava oltre semplicemente perché l'Atlantico era un mare inarrivabile in quel senso. Si navigava da sempre di cabotaggio, si navigava per la parte che andava dall'Africa sino all'estremo nord, l'avevano fatto i Fenici, l'avevano fatto i Greci, l'avevano fatto i musulmani, l'avevano fatto i cristiani di varia natura, l'avevano fatto tutti e lo facevano con continuità, però non si andava oltre perché le navi dell'epoca non te lo permettevano, perché le conoscenze dell'epoca non te lo permettevano e perché tutto sommato quell'idea di globo non te lo permetteva, perché l'idea fondamentalmente era quella che vi fossero, è un'idea antica, aristotelica, che vi fossero tre continenti nel mezzo del quale si sviluppava l'articolazione del Mediterraneo e tutta attorno alla palla c'era il mare. Quindi anche di logica, se anche ti venisse l'idea, la salti quell'idea, perché quel mare è talmente vasto e inaffrontabile che non ha senso andarci. In più, avevano i greci, Eratostene per essere più precisi, avevano calcolato il diametro, meglio, avevano calcolato la circonferenza della Terra e l'avevano calcolata con una precisione spaventosa, cioè ci aveva preso, sapevano che la circonferenza corrisponde a quella che noi conosciamo. Quindi, data quella circonferenza e date le terre emerse, era chiaro a tutti che quel mare non era affrontabile. Fine, o meglio, fino a che non si pone il problema e non si pone la tecnologia sufficiente ad affrontare quel problema. E anche la disperazione e la necessità economica tale da spingerti a cercare di affrontare quel problema. Tutte quelle cose assieme portano alla decisione ragionevole, siamo attorno al 300, da parte soprattutto di coloro che si trovano schiacciati sull'Atlantico, i portoghesi in particolare, ma anche i genovesi, che in fondo sono quelli che se la cavano peggio nella sfida verso Oriente, perché ci sono i veneziani prima.
in quella gara si comincia a pensare seriamente che si possa, anzi si debba tentare di circumnavigare l'Africa. Non si va a Occidente, è troppo mare, ma circumnavigare l'Africa sì. Che incidentalmente è pure un problema, perché qualcuno sostiene che in realtà se Tolomeo ha ragione su quel punto vuol dire che sotto c'è un'altra terra, il continente australe, che bloccherebbe l'Africa da sotto. Pazienza, è talmente grande che vale la pena di provarci. E si comincia a spingersi verso il basso. Siamo alla fine del 200 e cominciano le prime grandi spedizioni. Una la conosciamo, è diventata quasi un mito, quella dei fratelli Vivaldi, genovesi, che non niente a che vedere col compositore veneziano, che a un certo punto spingono, siamo alla fine del 200 appunto, con un paio di galee verso sud. Si perderanno immediatamente dopo Capo Jubei, che è la soglia oltre la quale non si va, semplicemente, per tutta una serie di motivi di correnti, di secche, di venti, eccetera, ve la risparmio. Comunque, dalla metà del Sahara in poi non si va giù. E lo sanno tutti, non si riesce. Se navighi, come facevano allora, di cabotaggio, più giù di lì non vai. E quello è un altro bel problema, perché quelle navi dell'epoca, le galee, hanno un disperato bisogno di navigare di cabotaggio, perché sono navi che al di là di una grande vela quadra o latina, in realtà vengono spinte a forza di remi, perché quello è l'elemento propulsore. Quindi vuol dire che c'è una massa spaventosa di persone che ha bisogno di essere alimentata giornalmente, di acqua e di cibo. Cibo passi, si può anche provare a pescare, ma l'acqua è fondamentale. E per fare acqua devi scendere a terra, pensate, un meccanismo banale, ma è per quello che non si andava più giù, scendere a terra, trovare un fiume e abbeverarti. La pioggia non basta in questi casi. Naturalmente all'altezza del Sahara, col cavolo, che trovi un fiume. E questo vale per settimane di navigazione, badate bene. Quindi te lo scordi, muori anche per quello. Non ti bastasse quello, ci sono appunto delle secche di tali proporzioni e dei venti contrari di tali proporzioni che tutti i marinai sanno che oltre quella soglia non si va. Attorno al 300, alla fine del 300, però questa cosa comincia a essere superata da un sistema di navigazione nuovo, da una tecnologia che arriva dal nord Europa, da varie parti del nord Europa, che è di natura esplicitamente diversa. Sono navi con doppio fasciame, che reggono molto meglio agli urti dei venti, delle onde atlantiche. Sono navi con alberatura complessa, sono tre alberi normalmente, poppa, prua, mezzana, e armati di un sistema di vele estremamente articolato, un sistema di vele che ti permette soprattutto di stringerlo il vento. Che potrei tradurlo dicendo curvare, ma non è proprio così, ecco. Cioè, lo facciamo per muoverci in fretta, diciamo che ti permette di muovere la nave con grande velocità rispetto al vento, e a patto naturalmente di avere un timone centrale dall'altra parte. Quindi questo sistema estremamente complesso comincia a rendere quelle navi che si chiamano caracche, si chiamano caravelle, si chiamano nau, si assomigliano tutte più o meno, delle navi che possono affrontare l'oceano. Con quella cosa lì ci puoi provare. A patto, ovviamente, cosa? Di stare largo. Non puoi navigare di cabotaggio, perché di cabotaggio non ci si va. E così si comincia a affrontare l'oceano con una serie di carotaggi, non sappiamo neanche quanti. Si andò avanti di anno in anno, sistematicamente, furono i portoghesi, furono i genovesi, furono i francesi anche, e si provò sistematicamente a sondare l'oceano. E in questi tentativi si cominciarono a scoprire isole, probabilmente alcune anche a caso, l'arcipelago di Madeira, l'arcipelago delle Azzorre, tutta roba portoghese, e poi finalmente le Canarie, che in realtà le avevano scoperte tutti, ma se le erano dimenticate tutti, erano stati i Fenici, poi erano stati i Romani, solo che a quel tempo non servivano a niente, invece in quel momento lì servivano disperatamente, perché dalle Canarie, se tu navighi un po' attorno, si intercettano dei venti stranissimi per chi navigava di cabotaggio, estremamente regolari, che ti spingono tutto l'anno verso sud-ovest, sono gli Alisei. Sono gli Alisei la chiave della vittoria di quella storia. Il resto di questa prima parte della storia lo sapete. Arriva Colombo, non arriva per primo, non arriva per ultimo, arriva semplicemente al momento giusto. Se non fosse stato lui sarebbe stato un altro. Lo avevano già capito qual era il sistema, che si poteva provare a sfondare verso ovest. Errore fortunatissimo, perché è un errore tutto sommato, perché Colombo capisce male il miglio che legge di una traduzione araba. Il miglio arabo utilizzato dai geografi medievali arabi era più o meno la metà
di quello che veniva calcolato fondandosi sui calcoli di Eratostene. Quindi lui calcola una terra molto più stretta e, già che c'è, con grande convinzione, calcola anche molto più larga la terra emersa. Cioè pensa che Tolomeo abbia sbagliato un po' e che la terra sia di più, l'Asia sia più larga, e pensa che in compenso il diametro sia più piccolo. Quindi fondamentalmente è un laghetto quello che ti rimane da affrontare. Naturalmente è chiaro che se c'era quell'errore sarebbe stata un po' più dura farsi quel gioco lì, però intendiamoci, non è solo un errore, è un errore che lui si permette di poter usare perché in realtà ha davanti a sé una serie di prove. Lui c'è stato a nord e ha visto che a nord arriva materiale dal mare e che quindi quel materiale deve arrivare relativamente da vicino, e non solo, è un navigatore strepitoso, quello gli va concesso indipendentemente da tutto, e quindi sa che usando quei venti si può davvero spingere in avanti, e probabilmente il sistema complesso che lui ha in testa è molto realistico al netto dell'errore. Tutto insieme queste cose portano appunto a quello che fa la differenza. Fine della prima parte di questa nostra storia. Seconda parte, quello che accade un po' dopo. È stata scoperta l'America, ma soprattutto è stato scoperto, perché è quello che conta nei primi anni, è stato scoperto un sistema di venti che è più o meno un'autostrada nel mare e che è quello che permette a questo punto una accelerazione della conquista impressionante. Questa accelerazione, se ci pensate, la si vede in maniera plastica negli anni che si susseguono. 1492, primo viaggio di Colombo. 1498, Vasco da Gama, che finalmente circumnaviga l'Africa. Ma i portoghesi c'erano già quasi riusciti prima, badate bene, era questione di attimi anche lì. 1519-1521, il viaggio di Magellano. Più o meno si tiene, la velocità. Ma prima che accada questo, succede una cosa fondativa di tutta questa nostra storia. Uno, si è capito una cosa fondamentale: quella massa spaventosa di mare che si estende a occidente è affrontabile, punto primo. E lo si comincia a vedere nelle carte geografiche. Il mare oceano, anche Colombo si fregiava di questo titolo, di ammiraglio del mare oceano, nelle carte a cavallo tra il 400 e il 500 comincia a essere chiamato talvolta mare occidentalis. È la prima volta che questo aggettivo comincia a definire una cosa che è uno spazio e basta, però c'è. Visto quello che vi dicevo prima, no? Che bisogna cercarlo quel nome prima di poter dire che quella cosa comincia a formarsi. Ecco, non si è formata, ma il nome è apparso. Punto primo. Punto secondo di questo passaggio avviene immediatamente dopo. Si è capito che si può fare. È il 1493, è passato un anno dal viaggio di Colombo, e lui ha trovato le terre. Sono tutti convinti che sia l'Asia in quel momento lì, è troppo presto. Il problema non è che cosa ha trovato, ma il fatto che ci si possa andare da occidente. A quel punto bisogna risolverla la questione, perché i contendenti in questo gioco sono due, i portoghesi e gli spagnoli. Gli altri sono troppo piccoli, non contano. Se i genovesi alzano la testa contro un impero, quale è già di fatto in realtà quello portoghese, li massacrano. Quindi sono loro due che si devono giocare la partita. Qual è il problema? L'ingerenza. Sono loro due e rischiano di pestarsi i piedi, meglio le navi. Quindi bisogna risolvere la questione di chi è cosa e chi, così non ci pestiamo più. Come si fa in questi casi? Qualche secolo prima normalmente si chiamava il Papa, perché nel gioco e nell'equilibrio dei due poteri, quello imperiale e quello papale, l'autorità papale era quella derimente sul piano giuridico. Dal punto di vista medievale è molto sensato, dal punto di vista di quell'affacciarsi all'età moderna suona già un po' una scemenza, e lo suona anche a loro, badate bene, ma non così tanto naturalmente, siamo in bilico, in un passaggio tra due mondi. Si chiama il Papa dunque a derimere una questione che è complicata. Il Papa prima già aveva buttato lì la cosa, il Papa che viene chiamato invece diventa l'arbitro vero e proprio, solo che il Papa che chiamano si chiama Borgia, in realtà si chiama Borja, è proprio spagnolo, e non solo, non è che è solo spagnolo, è pure anche uno, cioè insomma è il papà di Lucrezia, non è che sia proprio uno stinco di santo, e soprattutto è un politico strepitoso questo, e ovviamente quello che ne viene fuori è un trattato abbastanza pencolante. Il trattato che viene siglato alla fine di tutto questo processo è il cosiddetto trattato di Tordesillas. Ora qui sì che ci vorrebbe una cartina, però tutto sommato il teatro è anche immaginazione, quindi
datevi da fare e ripassate la geografia immaginaria con me. Data un'enorme sfera e dato l'Atlantico in mezzo a questa sfera, si ponga una linea verticale, quella che in spagnolo si chiama una raia, che corre a 100 leghe dalle isole di Capo Verde verso occidente. Quella cosa lì, che taglia più o meno l'Atlantico in due, è la linea fissata per convenzione in quel momento che sancisce che tutto ciò che sarà scoperto a occidente di quella linea sia spagnolo da adesso in poi e tutto ciò che sarà scoperto a oriente sia portoghese. Qual era la razza, ovviamente? Gli spagnoli si erano spinti con questa trovata di Colombo utilizzando una nuova rotta. I portoghesi avevano sfruttato quella nuova rotta per aggredire la circumnavigazione dell'Africa, quindi si erano spartiti le due possibilità date sul come arrivare in Oriente, perché quello era ancora il punto. Ognuno ci arrivava per i fatti suoi, ognuno da una parte diversa e nessuno si pestava i piedi. Naturalmente se li fossero pestati sarebbe stata guerra, almeno sulla carta era poi difficile ipotizzare davvero una guerra. E dunque comincia una vera e propria gara di carattere economico a questo punto, data questa linea di Tordesillas. Però capite, se ci pensate bene, che quella linea è in qualche maniera fondativa, perché quella linea dice che cos'è l'Occidente, dove arriva, dove comincia e dov'è. E da che parte ti devi spostare per vederlo fisicamente. Ma non è tutto. In realtà, ed è questa la seconda parte, aspettate che prima che vi dica cose illusorie controllo, va bene. La seconda parte di questa nostra storia avviene immediatamente dopo, ed è abbastanza facile immaginarlo. Data la convinzione che la Terra sia tonda, appunto, questo ce lo siamo tolto come problema, il problema che arriva immediatamente dopo è quasi intuitivo, se ci pensate un attimo. Gli spagnoli si lanciano alla conquista della cosiddetta Mesoamerica e si prendono tutto quello che possono, secondo uno stile molto medievale, nel senso che loro si prendono la terra fisicamente. Già nei primi anni, negli anni 10 del 500, la spinta e l'urto dei primissimi conquistadores va verso la direzione non solo di una conquista spirituale, come verrà chiamata, ma anche di una conquista fisica, effettiva di quei territori per tenerli con quello che diventerà dopo un viceregno. I portoghesi invece, con una dimensione molto più moderna, in un certo senso, ma altrettanto crudele e violenta, si lanciano verso l'idea di costruire un gigantesco sistema di mercato, dove, dati una serie di, oggi diremmo, di hub commerciali, la cosa che conta è costruire un sistema che connetta questo loro sistema di mercato in maniera tale da poter approvvigionarsi di cose anche lontane. A un certo punto si prenderanno una base che è Goa in India, se la prenderanno nel sangue ovviamente, e useranno quella base per controllare un sistema di mercato che si spinge fino alle Filippine. Qui arriva il punto. Ci sono un po' di portoghesi che guardano queste isole dove si produce la noce moscata e si chiedono: ma questa roba è esattamente portoghese di sicuro o no? Non è scontato, perché il problema a questo punto è diventato, che sta cominciando ad affacciarsi nella testa di tutti, è: se abbiamo tirato la linea di Tordesillas su una sfera, dove cade dall'altra parte? Quello è il punto. Ed è un punto molto serio. Il motivo per cui Magellano fa il giro del mondo è esattamente quello. Magellano, che è un portoghese, malgache, la sua idea è quella di dare i suoi servizi agli spagnoli per tutta una serie di motivi perché lo vedevano un po' avverso al suo re portoghese, ma soprattutto di darli agli spagnoli nella convinzione che quella linea assicuri la proprietà spagnola di quelle isole e non la proprietà portoghese. La linea di Tordesillas dall'altra parte cade a favore degli spagnoli. Vi dico come va a finire, si sbagliava, però questo produce la terza parte della nostra storia, che è quella che avviene immediatamente dopo il viaggio di Magellano. Magellano muore durante, lo sapete, muore nelle Filippine, però grazie a Pigafetta, che porterà la cronaca di quel viaggio sino all'Europa, noi sappiamo e loro imparano che questo viaggio non solo attestava la possibilità del giro del mondo, ma soprattutto attestava la possibilità di pensare che quelle isole fossero spagnole. Si sbagliavano. Però quello che suscita è la necessità di riaprire tutto il fascicolo del possesso imperiale di Spagna e di Portogallo. 1524, sono passati 500 anni da allora, in realtà era aprile, un po' prima di oggi, però è un anniversario se volete.
Portogallo e Spagna decidono di trovarsi, siamo in Estremadura, sulla riva di un fiume, anzi per essere più precisi sul ponte di pietra che separa un piccolo fiume che separa i due regni. Su quel ponte, attorno a quel ponte, viene organizzata un sistema estremamente teatrale di dimostrazioni. Entrambe le parti si occuperanno dall'aprile in poi di dimostrare la bontà delle loro argomentazioni geografiche e ognuno comincia a portare carte su quel ponte. Naturalmente a quel tempo la longitudine non la sa calcolare bene nessuno, ci vogliono degli orologi molto sofisticati per farlo, ci riusciranno solo a fine Settecento, ci riuscirà James Cook. A quel tempo non si fa ancora, si fa un po'. E alcuni ci prendono anche decentemente, ma naturalmente è chiaro che la controparte dice no, vabbè, non siamo d'accordo. Allora, dopo mesi in cui questa cosa va avanti, addirittura i geografi cominciano a darsi malati, noi abbiamo tutta la documentazione di quello che avviene in questa diatriba, ed è divertentissimo a un certo punto, ci sono quelli che davvero si danno malati perché non sanno più cosa dire. A un certo punto molti sostengono si devono portare i mappamondi, non perché i mappamondi siano più precisi delle carte geografiche, ma perché i mappamondi ti permettono di vedere la realtà, dicono, e cioè di percepire il mondo per qual è davvero, che era quello che aveva fatto Magellano, che è quello che devono fare loro per capire dove accidenti cada quella linea. Non si risolverà nulla, va da sé. Il finale di questa partita è di carattere platealmente politico. Carlo V sta combattendo una guerra con i francesi, ha bisogno dell'assenso tacito dei portoghesi, gli dice: io ho già l'America, vi tenete voi questa roba che per me è lontanissima, a patto che chiudate un occhio con i francesi. I portoghesi dicono: vabbè, tanto era già nostra, e la cosa si chiude lì, almeno per il momento. Quarta parte della nostra storia. Questa attenzione sulle mappe è la chiave. È la vera chiave, badate bene, di tutta questa storia. La vera chiave è una chiave imperiale che ha a che vedere esattamente con le mappe. Le mappe erano diventate progressivamente importanti e ben fatte. Era una storia mediterranea per alcuni versi, perché in realtà si era cominciato grazie alle carte nautiche, ai portolani. I portolani non sono la carta disegnata, sono la spiegazione. Tecnicamente quelle carte bellissime si chiamano carte nautiche e i portolani spiegavano i porti, per essere proprio tecnici, rognosi. E era legato a questa serie di sofisticazioni a nuove tecnologie, come ad esempio l'uso della bussola, eccetera, e si erano prodotte carte molto precise, ma carte che potevano essere precise su uno spazio relativamente limitato. Data la curvatura della Terra, la cosa diventava molto più complicata, cioè se volevi disegnare una cosa che dovevi schiacciare in piano, data la sua rotondità, la questione diventava molto più complessa. Questo sforzo però, l'innovazione, il fatto di spingersi sempre più lontano e la conoscenza geografica produce carte sempre più sofisticate, dove il problema diventa la proiezione cartografica. Quelle carte che si mostrano nel 24 sono carte nuove, perché sono carte improvvisamente, per la prima volta nella storia dell'umanità, precise. Sono le prime volte che le carte geografiche mostrano la realtà. Nessuno aveva mai visto il mondo prima di quel secolo, non l'aveva visto con quella precisione perlomeno. Quello che vedono le coste corrispondono alla realtà e lo sanno, tra l'altro. Quindi la diatriba ha valore legale se mostri una mappa. È la prima volta nella storia di qualsiasi diatriba legale in cui viene usata una mappa come prova e non più un testo, per dire quanto è saltato il banco in quel senso. Quelle mappe improvvisamente permettono di mostrare anche un'altra cosa, l'Europa. Nessuno aveva mai visto l'Europa. Sì, l'avevano intravista, ma quell'Europa che viene vista adesso nelle grandi carte, che so, nel Vaticano, o nelle grandi mappe, quelle monumentali che vengono dipinte adesso sulla scorta delle carte geografiche, quelle mappe che diventeranno la mappa per eccellenza, quella di Tolomeo, eccetera, quell'Europa è proprio quella. E non è un caso che nel momento in cui l'Occidente del mare diventa un Occidente pensabile e conquistabile, nello stesso periodo si cominci a usare la parola occidentale per intendere l'Europa. Nello stesso identico periodo l'Europa si comincia a pensare l'Europa come uno spazio, se non identitario, ma geograficamente pensabile. La prima storia d'Europa è del 1530. Vorrà dire qualcosa. La prima volta in cui si usa la parola occidentali per intendere europei
è più o meno dello stesso anno, la usano in due, Enea Silvio Piccolomini, che sarà Papa, e Machiavelli, cioè non due a caso. Ovviamente perché sono due umanisti, sono due che pescano direttamente dalla tradizione romana, l'idea della pars occidentalis, della pars, però al di là di questo, per loro c'è quella cosa nuova, loro la vedono l'Europa, loro non la sentono come identità, ma la vedono. Penultima parte della nostra storia. I passaggi sono numerosi a questo punto, però abbiamo due elementi che corrono assieme come due cavalli da traino. Da una parte si sta creando uno spazio atlantico pensabile, spero che sia chiaro questo punto, cioè uno spazio atlantico pensabile perché è aggredibile, ricordatevi sempre che è una storia imperiale, è una storia di possesso, in ogni caso. Aggredibile da chi? Motivo di discussione, ma aggredibile sicuramente. Da una parte quello e in parallelo la creazione di uno spazio europeo sempre più evidente, chiaro, facile, pensabile e addirittura auspicabile. Nessuno lo pensa come identità propria, bella grazia se si pensa all'identità dello Stato in età moderna, ma lo si pensa come spazio comune. Questo sì, uno spazio comune di carattere geografico, ma soprattutto di carattere storico. Veniamo bene o male da lì, in qualche maniera. Qualcuno comincia nel 600 e soprattutto nel 700 ad auspicare una pace europea. Le paci europee diventeranno un grande tema, non perché siamo tutti europei, ma perché siccome stiamo tutti lì ed è evidente come è fatta, beh, allora forse dovremmo starcene buoni, visto che ci sono i musulmani dall'altra parte. Tenete conto che né a Silvio Piccolomini, Machiavelli avevano usato quella parola, Occidente per intendere Europa, proprio in antitesi ai musulmani turchi. Quindi le due cose vanno assieme, andavano molto assieme e continueranno ad andare assieme. Ma l'ultima parte è ancora più imperiale, vi tralascio i passaggi in mezzo, ci sono due storie anch'esse in parallelo. Da una parte la storia atlantica, che comincia a diventare la storia di quelli che un giorno saranno gli Stati Uniti, che scoprono in quel mondo, dal 700 in poi, il loro destino. In un senso molto plastico e molto chiaro, non è un destino perché sto usando una metafora, dico proprio così, quello spazio, quello che va verso ovest, nell'Ottocento diventerà chiarissimo, è il nostro destino manifesto. Questa parola si comincia a usare negli anni 40 dell'Ottocento e viene usata dai giornalisti, alcuni giornalisti americani, per indicare quel mix di volontà divina a cui si ispiravano già i padri pellegrini, che era l'idea su cui si fondava il loro essere in quel luogo, e quello spazio che fondava la loro possibilità di frontiera che implicava che era tutto loro, al netto cioè degli nativi americani, che di cui non si parla perché non esistono. È ovvio, se tu hai deciso che quello spazio è tuo, è ovvio che gli altri non esistono. Se qualcuno trova dei paralleli con alcune cose che si stanno sentendo oggi, non è un caso, fidatevi, non è affatto un caso. Questa storia comincia lì e finisce adesso, anzi non è finita purtroppo. E da una parte quello, e dall'altro vale anche per gli stati circonvicini. Le guerre con cui verranno presi, o torto collo, al Messico, delle parti fondanti del sud degli Stati Uniti, cioè il Texas e parte della California, beh, sono guerre che non tengono conto dello spazio vicino, ma tengono conto del destino manifesto degli Stati Uniti. E questo è proprio fuori discussione. Da una parte c'è questo carro e dall'altra parte c'è l'Europa, che ha trovato la sua sintesi più forte nell'Ottocento e soprattutto nell'impero inglese. Naturalmente ci sono altri imperi, lo sappiamo benissimo. Però l'impero inglese è quello che detta la linea e costruisce l'ultima grande pezzo di parabola ispirandosi a quella storia che vi ho provato a raccontare velocemente adesso. Ed è non a caso, penso, che grossa parte del lessico a cui noi siamo legati oggi e che usiamo ancora venga da lì. Sono gli anni 90 del Novecento che l'impero inglese, che in quel momento conta dei pezzi fondamentali, tra cui l'India soprattutto, che è già stato preso da tempo come parte dei gioielli, anzi il grande gioiello della corona, è degli anni 90, dicevo, dell'Ottocento, che si cominciano ad usare all'interno della diplomazia inglese alcune parole. La prima, quella serie di parole che dividono il mondo geograficamente. Non le troverete, badate, su una carta geografica in quella divisione, le troverete in parti. Vicino Oriente, Medio Oriente, Estremo Oriente. Quando dividi l'Oriente così, è perché il centro non è lì, ovviamente.
Dove può essere il centro se abbiamo deciso che ce n'è uno vicino? È in Inghilterra o in Francia, naturalmente, vale per qualsiasi grande impero coloniale, ma è esattamente in quel periodo, cioè prima degli anni 90 non si usano quelle distinzioni, che si crea quella distinzione spaziale che ovviamente, è chiaro, ha a che vedere con un'idea di possesso originario o di punto di partenza. Il punto di partenza siamo noi. Poi c'è un vicino, un medio, un estremo. L'estremo è sempre la Cina, sostanzialmente. Gli altri variano a seconda degli anni, a seconda di quanto scricchiola l'impero ottomano, soprattutto in quegli anni. Ma questo è un dettaglio. Negli stessi identici anni, anni 90 dell'Ottocento, viene utilizzata per la prima volta una parola che noi diamo per scontata, civiltà occidentale. La civiltà occidentale è una parola inglese che viene usata nella diplomazia inglese per intendere una cosa che si contrappone alla civiltà orientale, cioè quella cosa che non esiste ma che l'imperialismo ha creato, l'idea che vi sia un Oriente smisurato che va dai Dardanelli sino al sud-est asiatico, dove le cose sono tutte uguali, dove sono tutti crudeli uguali, dove sono tutti imbarbariti uguali, o per carità, al contrario, nel senso migliore delle possibilità, dove sono tutti saggi uguali, che guardate che è l'altra faccia della medaglia della stessa boiata, intendiamoci, perché meditano tutti in Oriente, no? Cosa volete che meditino, porca miseria, a bella grazia, soprattutto è possibile davvero unificare quella cosa dai Dardanelli al sud-est asiatico, su via. In ogni caso però quella parola, quella civiltà occidentale nasce esattamente per designare un contrasto impositivo. Noi siamo migliori di loro. Tenete conto che noi siamo migliori di loro ha dei presupposti razziali evidenti in quel periodo. Siamo in un periodo di grande costruzione di un nuovo pseudo-biologicismo legato all'ipotesi dell'idea di razza. Quella cosa che non c'è e che ormai i genetisti hanno dimostrato scientificamente non esserci, in quel periodo è uno dei dati fondativi su cui si costruiscono le differenze geografiche. Quello spazio, insomma, comincia a diventare una idea di Occidente pensabile. Poi naturalmente questa storia avrebbe dei rivoli complicatissimi. Questa idea di Occidente è montata nell'Ottocento anche in grazie ad esempio ai russi, che hanno cominciato ad odiare l'Occidente in contrasto a loro che si sentono sempre di più, non tutti, ma una buona parte, sempre più orientali o più asiatici, come avrebbero detto ai tempi. Ma se apro sto rivolo è finita, teniamoci questo e chiudiamo. Ultima parte di questa cosa, l'unico grande erede dell'impero inglese nel Novecento, lo sapete benissimo, è l'impero americano, che ne è davvero l'erede, per quei motivi che vi dicevo, per il fatto che ne ha sentito la radice sin dall'inizio. Noi siamo quelli dell'Occidente, noi siamo il vero Occidente, siamo quello estremo e non solo, siamo un Occidente che ha la sua radice più forte in Europa, ma siamo meglio dell'Europa. Tutta una serie di letterature complicatissime si giocano sul chi sia meglio tra il vecchio e il nuovo mondo, tra il 7 e l'Ottocento. E il risultato finale è che nel momento in cui questa vittoria viene data ai punti, e non solo ai punti, agli Stati Uniti, tra la prima e la seconda guerra mondiale già, comincia a fare intuire chi sia davvero il vincitore e chi sia soprattutto l'erede di questa storia. È talmente chiaro che la storia occidentale, cioè da storico gli albori di una materia che mi sono trovato a maneggiare molto spesso, è una dizione che viene fondata negli Stati Uniti la prima volta nel 1919 al Congresso degli Storici Americani e verrà ribadita negli anni 40, immediatamente dopo la guerra, negli tardi anni 40, dallo stesso congresso di storici, in una chiave leggermente nuova, perché grossa parte di quegli storici sono fuggiti dall'Europa in fiamme. Molti sono ebrei, molti sono russi, molti sono scappati per tantissimi altri motivi, ma sono lì con la grande convinzione di essere coloro che portano l'eredità fino agli Stati Uniti. E quello che si fonderà da quel momento è anche un tipo di lettura estremamente preciso. Che cos'è la storia occidentale, diranno? È quella storia che parte dai greci e arriva sino a noi. Noi vuol dire gli Stati Uniti, che è quella cosa che sotto traccia, in età diversa, quando eravamo ragazzi, eccetera, ci siamo sparati tutti quanti noi, badate, con i libri di divulgazione, la grossa parte di quei grandi libri che uscivano anche per ragazzi, io sono del 69, così se dovete fare una botta di conti, e negli anni 70,
70 c'erano questi bellissimi libri cartonati gialli, la grande storia del mare, la grande storia del mondo, eccetera eccetera. Ecco, queste grandi storie avevano sempre questa caratteristica di far vedere la parabola, no? Dove c'era un primitivo all'inizio e poi un astronauta alla fine, sostanzialmente. Questa idea di parabola molto positivista, che dice dove si comincia male e dove si finisce bene, che guardate l'antitesi di che cos'è la storia. La storia non è una linea tracciata verso il cielo. La storia è una convulsione continua di ripensamenti, di ritorni, di arzigogoli, eccetera. Beh, è quella cosa che era molto legata all'idea di Occidente. Poi il resto è la fine nostra, naturalmente. Perché è chiaro che quella idea di Occidente è diventata inevitabilmente la nostra, ma non è così antica come vi dicevo, ha una storia fortemente imperiale, imperialista se volete, almeno nella sua ultima parabola, ha una storia che è legata profondamente a una presunzione di superiorità, a un'esplicita presunzione di superiorità, e ha una storia che negli ultimi atti naturalmente si fa inevitabilmente confusa. Quindi, chiudendo e tornando al nostro disegno da cui siamo partiti, quel disegno inevitabilmente è fatto di materiali diversi, se ci pensate. Quell'Europa da cui si può ragionevolmente partire quando si vuole provare a disegnare l'Occidente è anche e soprattutto l'Europa che vede in parte fondativa, secondo quella storia che hanno disegnato gli storici nel Novecento, però badate bene, il secolo dei lumi, l'idea di libertà, l'idea di pari diritti, l'idea di pari dignità, tutte robe fondamentali, badate bene, ci mancherebbe altro. E quindi quell'Europa che si sente il punto di traino di una grande trasformazione del mondo. Quell'America che disegniamo accanto è quella che se ne fa erede, come dicevamo. I vari pezzi che vi stanno attorno sono pezzi di natura coloniale, alcuni, di costrizioni, altri, e di convenienze, altri ancora. Sono pezzi di impero inglese, l'Australia che vi citavo e la Nuova Zelanda, sono lì perché sono stati parte dell'impero inglese, ecco perché sono parte del nostro Occidente. E anche il Giappone, se ci pensate bene, è lì per lo stesso motivo, perché dopo la Seconda Guerra Mondiale è entrato a forza, a convinzione, tutto quello che volete, dentro il grande meccanismo dell'impero americano, che è un meccanismo estremamente complesso, che non è fatto solamente di controllo imperiale dello spazio, che avviene, badate bene, il controllo sui mari è ancora quello, ma è fatto anche di un grande controllo economico del mondo, e quel controllo economico passa attraverso una serie di meccanismi che coinvolgono paesi anche molto lontani, molto complicati, eccetera. Però se è vero questo, la vera domanda è: cos'è che non è Occidente allora? Perché tutti gli altri, qualche pezzo di questa storia, se la portano dietro, se ci pensate bene. I paesi a maggioranza musulmana, che lavorano tendenzialmente con sistemi economici fondamentalmente globali, di pezzi di Occidente ne hanno quanti volete, non semplicemente il telecomando del televisore, ma i sistemi bancari che dominano il loro potere economico, assomigliano tanto a quelli occidentali, anche se a loro non piace dirlo. E i cinesi, che hanno governato negli ultimi decenni una occidentalizzazione temutissima del loro sistema economico attraverso un sistema assolutamente peculiare, se volete, di controllo statale di questa grande globalizzazione del mondo. E anche loro hanno un bel po' di Occidente, dipende che cosa volete guardare di questa storia. Però il fatto che non sia più uno spazio geografico, ma sia una cosa su cui dobbiamo concordare continuamente per dirci cos'è, è probabilmente indice perlomeno di una trasformazione. È sicuro che le notizie sulla morte dell'Occidente sono tutte un po' allarmistiche. Ce ne vorrà ancora. Non è detto che non accada, ma ce ne vorrà sicuramente. Quello che sicuramente però si sta vedendo è che è venuto meno il principio primo, forse, e cioè il fatto che all'inizio fu un impero, e fu sempre un impero, o perlomeno fu la volontà di essere impero. Ma l'impero funziona anche quando riesce a definirsi, a pensarsi come spazio geografico. Questa cosa non è più uno spazio geografico, è un'altra cosa.
Non so se le mappe servono ancora per ordinare il mondo, io credo di sì, però fortemente più ristretto, inevitabilmente più ristretto. Sono mappe piccole, sono tornate ad essere mappe molto piccole. Quello che resta dell'Occidente sta esattamente all'intersezione di questa storia, probabilmente, al fatto che quelle mappe sapevano troppo d'impero e alla fine, nel grande gioco della storia, inevitabilmente, nessun impero dura per sempre, con buona pace della Pax Americana, con buona pace della nostra speranza di starcene tranquilli a casa nostra. La verità è che dopo così tanto tempo, anche se si fosse fatto solo il bene, e non è stato proprio così obiettivamente, non è stato solo il male, ma certo non è stato solo il bene. Beh, anche se fosse stato solo quello, qualsiasi impero alla fine, sotto il peso degli anni, finisce per crollare. Nessun parallelismo facile con l'impero romano, sarebbe troppo facile e troppo noioso e un po', permettetemi, giornalistico nel senso deteriore. Non mi sto riferendo a tutti i miei amici giornalisti, sto pensando semplicemente a chi scrive titoli imbarazzanti di libri altrettanto imbarazzanti. Noi non siamo mai stati i padroni del mondo, perché noi siamo qua oggi, allora erano i romani i padroni del mondo.